Ma buongiorno, buongiorno e bentornati. Buongiorno di nuovo, sono come vedete ferma per una volta a casa, tranquilla. Sono Maddalena Fossati, sto informando, anzi non io, ma Instagram sta informando i nostri follower che stiamo facendo una diretta. Oggi vedo già Nevia, Paolo, Luca Passion, Barbie, Barbitina, Rosemary. Allora, intanto vi devo dire che oggi abbiamo una grandissima cuoca. Una donna che si chiama Rosanna, vediamo se indovinate chi è, che sta per collegarsi. Eccola qua, Rosanna Marziale, eccola! Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio. Come stai, carissima? Dove Benissimo, tutto bene, sei in grazie. questo momento? Sei a casa? Ok, Sono a casa, sì. Ho perché oggi messo la siamo. giacca. Hai messo la giacca per identificare il Certo. clima. Senti, ma è aperto il 12 giugno, corretto? Allora sì, noi abbiamo sia le colonne che un altro ristorante di famiglia che si chiama San Bartolomeo Casa in Campagna, dove di solito ci dedichiamo agli eventi, ai grandi eventi. E quest'anno, siccome tanti eventi sono stati spostati, sia in autunno che l'anno prossimo, abbiamo pensato di riaprire in città, quindi alle colonne. Metà settembre e stare tutti in campagna con un temporary delle colonne in maniera tale da essere tutti in piena forza e così facciamo un'esperienza nuova e diciamo diamo tranquillità ai commensali di poter venire in un luogo senza restrizioni e Certo. senza insomma tutti i vincoli che possono esserci invece in degli ambienti, diciamo, chiusi, anche se Le Colonne è un ristorante abbastanza grande, quindi non avevamo nessun problema ad aprire. Però, stando in città, insomma, si fa più fatica. Adesso si ha voglia di stare all'aria aperta, di godersi un po', insomma, quell'aria che è venuta a mancare in questi mesi di restrizione, per cui stiamo avendo anche degli ottimi riscontri, le persone sono contente, vengono in un parco bellissimo Beh, e bello. Che bello. Allora, intanto, ma perché le colonne è dentro il centro di Caserta, corretto? Le Colonne è a 800 metri dal Palazzo Reale di Caserta, la Bellissimo. reggia più bella del mondo, mi sento di dire. Beh, ci vai molto vicina, perché diciamo che c'è Versailles e c'è Sì, Caserta. sì, sì. Intanto saluto un po' di amici, ho visto passare Alberto. Ho visto auguroni per una partenza super proprio da Alberto, ho visto passare Gino, Grazie i nostri habitué, ma quindi mi dicevi che vedi com'è con le restrizioni nella vostra regione, chiedono Barbitina. mille. Allora, com'è la restrizione nella nostra regione? Bisogna avere la distanza di sicurezza tra un tavolo e l'altro. Vabbè, l'accoglienza ospiti, ovviamente con i riferimenti, la misurazione della temperatura. Il personale ovviamente sempre con mascherine perché comunque dobbiamo dare la tranquillità, igienizzanti dappertutto. E, insomma, poi ci troviamo su una terrazza bellissima che va appunto alla prospettiva dell'Alto Casertano, della zona di Caiazzo, per cui le altre restrizioni ci siamo svincolati noi, nel senso che c'è l'aria, cioè non abbiamo la necessità di dover accendere aria condizionata, quindi Fantastico. di avere tutti i vincoli, insomma, che si possono avere in un ristorante Comunque, di città. ho notato, scusate che metto in carica il telefono, ho notato nei ristoranti in cui sono andata fino adesso c'è una gran voglia di uscire, di stare, anche se c'è la mascherina, non importa. Voglio dire, sì, arriva il cameriere con la mascherina, però è 5 minuti, cioè non è una cosa così, come dire, No. di rischio. Non è che ti senti in una sala operatoria perché il cameriere ha una mascherina. No, ormai ci siamo abituati anche a questo e se questo serve per tutelare la nostra salute, la salute di tutti quanti, che ben venga, nel senso che Certo. staremo a queste restrizioni.
Gli aspetti, diciamo, negativi, se posso permettermi, nel mondo della ristorazione sono ben altri, potrei stare anche qui a parlare non di ricette, ma di quanto siamo stati maltrattati noi ristoratori e noi che comunque abbiamo a che fare con il turismo e che abbiamo a che fare con l'accoglienza. Diciamo che si sono ricordati di noi all'ultimo e anche in malo modo. Io sono fortunata perché ho un ristorante in campagna, ho un ristorante Le Colonne che è molto grande e diciamo era quasi un penalizzante questo ristorante grandissimo, con queste sale enormi che adesso invece ci è venuto comodo. Ma io e penso ai tanti colleghi invece che hanno dei ristoranti piccoli e che devono comunque gestire in modo faticoso la clientela e anche il fatto di dover diminuire di tanto il numero di persone da poter ospitare che ti porta poi a fare i conti con i conti, scusatemi il giro di parole, ma. No, ma è chiaro che il problema c'è, non è... Ed è anche chiaro che, guarda, secondo me tra i ristoratori e le scuole non so chi ha pensato meno, perché anche le scuole, devo dire che è un altro mondo. Sì, Comunque, comunque noi siamo comunque, tutti forza. ben predisposti, abbiamo tutti anche i miei colleghi che sento dai svariati posti d'Italia, sono tutti abbastanza carichi di voler affrontare in maniera positiva questa grande, diciamo, restrizione che abbiamo avuto in tutti i sensi, Senti, quindi c'è grande positività. Bencantonio dice che è una grande occasione vederti, non apprezzo vederti parlare, complimenti. Grazie mille. Io Sì. sono una chiacchierona comunque. Qui a chiacchiere siamo foderati, ma senti, Oh. hai cambiato il tuo modo di cucinare col lockdown? Cosa hai cucinato durante il lockdown? Era a caserta? Ero a Caserta, ero in casa, non ci sono mai stata mai stata, non solo per 3 mesi, non ci sono proprio mai stata. Per me era un dormitorio di passaggio, pur avendo una cucina bellissima perché l'ho organizzata, sono testimonial della Bosch e Bosch Elettrodomestici, per cui ho veramente tutto a casa ed è stata l'occasione per poter finalmente utilizzare questa bellissima cucina. E quindi ho fatto tante dirette con gli appassionati di cucina e diciamo che ho passato piacevolmente le giornate pensando a cosa cucinare, rassettando, sistemando gli ingredienti, fotografando, insomma facendo tutte le cose che si fa di solito con un gruppo di persone, con un team. Ma visto che eravamo da soli, mi sono organizzata abbastanza bene per poter fare delle ricette. Proprio mi è venuto spontaneo rifare un po' le ricette italiane, le ricette campane, quelle che ci contraddistinguono di più, quelle che fanno venire la voglia a tutti di mangiare, insomma, molta Ah, guarda, semplicità. qua sei in uno spazio, come dire, sei in una botte di ferro, perché in questa diretta c'è sempre, viene sempre una fame tremenda. È calcolata anche per l'orario, no? Perché tu No, parli ogni certo. tanto ci viene una fame micidiale. Ma una Immagino. ricetta che possiamo cucinare stasera? Allora, guarda, mi è venuto in mente la caprese, perché la caprese, diciamo, è un piatto semplicissimo che fai pomodori, mozzarella, la tagli, devi avere solo l'accortezza di prendere una buona mozzarella di bufala campana DOP e quindi insieme al basilico, olio, sale, pepe, si fa la caprese. Però per chi invece volesse metterci qualcosa in più, i pomodori se ne possono utilizzare di tre o di quattro tipi, quindi da teppino, il pachino, il San Marzano, i pomodori ramati, e quindi fare dei pomodori infornati con i datterini gialli e rossi e con il pachino. Quindi ti fai i pomodori infornati, poi tagli il pomodoro invece quello ramato a crudo che siamo abituati a mangiare con la caprese. A me piace maturo, non mi piace acerbo, e quindi mi piacciono i pomodori maturi. E poi inseriamo le mozzarelle in vari formati, quindi quella di il bocconcino da 80 grammi,
la perlina da 20 e mettiamo un cucchiaio di stracciata che invece dà questa parte cremosa a questa caprese rivisitata. Mamma, mi E stai poi facendo già venire. ci mettiamo una nota croccante che fa parte sempre dei nostri sapori, dei sapori della Campana, che è il tarallo, zogna e pepe, che ha delle mandorle all'interno tostate che sono buonissime. È un tarallo napoletano classico che si Ma che trova si chiama? scritto. Ripetimelo bene. Tarallo, zogna e pepe. Zogna sarebbe lo strutto, perché è un tarallo che viene fatto con lo strutto e con le mandorle tostate all'interno, ma tante. E quindi lo strutto dà questa friabilità di solito a tutti gli impasti, quindi alla frolla con lo strutto è qualcosa di eccezionale perché è molto più friabile, molto più. E così conferisce anche a questo tarallo questa friabilità e questo, diciamo, leggero strato di grasso che male non fa, insomma, in questa caprese, se vogliamo, un po' Insomma, rivisitata. il tarallo napoletano, ma come si fa? Lo farai tu chiaramente, immagino, il tarallo napoletano. Sì, lo facciamo noi, ma ci sono dei tarallifici, devo dire, che sono molto concentrati solo su questo. Pensa, fanno solo questo, un unico prodotto, il tarallo, zogna e pepe, non fanno Mamma altro. mia, ascolta, ma Quindi allora. la mandorla tostata all'interno è buonissima. Allora, i pomodori infornati cosa significa? Allora, pomodori infornati significa teglia, olio extravergine. Sale, appena appena una puntina di zucchero, un po' di aromi, quindi origano, insomma, gli aromi che possono piacere di più. Ok. Si vanno ad infornare e 160-170 gradi, li facciamo appassire leggermente perché devono essere infornati, ma non troppo perché Certo. ci devono dare anche poi questa parte visiva che ci interessa molto, per cui deve stare comunque intatto. E Aglio, origano, dice Alberto, li poi facciamo quattro. raffreddare. Sì, io per esempio, lo so, l'aglio per me, quando lo cucino per me, non ne utilizzo tantissimo, perché insieme alla mozzarella non mi fa impazzire. Che devo fare? È così. E Sei tu la quindi. chef oggi, eh? E quindi Un caro saluto alla madrina della bufala campana, dicono, da Santino Rea Chef. grazie mille, Santino, un grande abbraccio. E Comunque, quindi, scusami, dimmi. Rosanna, parlano anche di taralli Leopoldo, pare che siano eccezionali. Sì, pensa che Leopoldo, a Marco nello specifico, abbiamo fatto noi la festa di nozze proprio in San Bartolomeo Casa in Campagna, quindi li conosco bene, tra l'altro loro sono bravissimi e appunto sono nati proprio come tarallificio. Il nonno ha avuto questo tarallificio e poi hanno continuato loro con la Lo storia scrivo. dei taralli. Sì, Tarallo Leopoldo. taralli in zogna e pepe sono veramente eccezionali. Diciamo che sul lungomare di Napoli ci sono dei chioschetti che vendono solo il tarallo. Quindi tu vai lì, ti guardi il mare, ti mangi il tarallo e sei felice, sei Sì. la persona più felice del mondo, con una Allora, birretta. diciamo che birretta tarallo riva nel Golfo di Napoli mi sembra un bel vivere, ma mettiamo quindi scusami, i pomodori in forno con un po' d'olio, Sì, li un conditi. poco zucchero, un po' di ok, Sì. e poi dopo li metti in E poi forno dopo quanto tempo? tagliamo i pomodori. Allora sì, dipende dalla grandezza, però diciamo che un quarto d'ora basta perché li dobbiamo appunto fare solo appassire. Poi i pomodori rammati vanno conditi e va un po' a spe cioè no? Vanno conditi e fatti stare lì perché devono impregnarsi, quindi deve uscire l'acqua di pomodoro, quel sughetto ci serve perché fa parte poi del condimento. Quindi bisogna tenerli un po' lì, non bisogna avere la fretta di utilizzarli Certo, subito. Quindi perché li anche qua lasciamo per un po' lì. cucina è importante il Il riposo. riposo in cucina è molto importante. Ci sono tante ricette che si possono fare in fretta, ci vuole poco tempo, ma
Ahimè, non sono il risultato migliore. In cucina ci vuole il tempo che ci vuole per tutto, anche per io appunto in una delle ricette ho fatto la fresella, no? Le frese, noi le Guarda, chiamiamo adesso mi è arrivata friselle la domanda, campane. ma una fresella anche per la Ah, croccantezza? vedi? Precisa come un orologio svizzero. Decise. Benissimo. Io per esempio ho fatto vedere che quando si fa la fresella, ho fatto la fresella con il pomodoro e con la mozzarella di bufala. Quindi ho tagliato i pomodori, li ho lasciati lì conditi con olio, sale, pepe, origano, poi ognuno ci mette gli Quello aromi che sì. propri e l'ho fatta stare lì. Ho tagliato la mozzarella e quindi tagliando una mozzarella fresca di giornata, che cosa succede? Fuoriesce tutto il latticello che è proprio il risultato della freschezza della mozzarella. Per cui al posto di bagnare questa fresella, perché di solito si utilizza l'acqua, che a me non piace, quindi che cosa ho fatto? Ho preso l'acqua del pomodoro e l'acqua del latticello della mozzarella che è venuto fuori dal taglio e ho condito la fresella. Però poi devi aspettare, perché se non aspetti ti rompi i denti. Quindi Certo. te la vai a condire, quindi la vai a bagnare con questo sughetto e quando la mangi poi, e quindi devi aspettare un quarto d'ora, 20 minuti che questo sughetto si impregna all'interno della fresella, per cui poi dopo, una volta condita, ti vai a mettere il pomodoro sulla mozzarella, il basilico, aspetti ancora 5 minuti e poi ti mangi una fresella che non è bagnata con l'acqua, ma è bagnata con acqua di pomodoro condita all'extravergine e il latticello di mozzarella, e alla fine ti mangi una cosa molto saporita. Quindi Mamma, che riconosci il fame. sapore del pomodoro e della mozzarella non solo dal di sopra, ma anche dal di dentro, perché c'è il succo nel suo interno. Mi sembra, come dire, un'attesa che merita. Intanto Gianluca Demi chiede quanto deve riposare mezzo chilo di impasto di pizza, così, out of the blue, però è una domanda sempre utile a cui rispondere. Sì, mezzo chilo di pizza, quanto deve riposare? Dipende un po' da che tipo di impasto hai fatto e io ti posso dire 2 ore, però non Ok. so niente di questo impasto, quindi Sì, ognuno ha il diciamo proprio che due impasto. ore è un tempo sicuro, ecco. Però Io 2 ore è un tempo sicuro, sì. Eva Felix invece dice che bagna la fresella solo con l'olio, poi ci metto i pomodori conditi. Eh sì, diventa, fai fatica a mangiarla perché se è una fresella che si rispetta è abbastanza duretta, quindi devi avere, insomma, meglio non rischiare. No, a me piace che prendi l'acqua di governo della mozzarella, il Sì. latticello e lo metti sopra la fresella per farla ammorbidire. Sì, Ma perché la quando tagli la mozzarella, mozzarella. Sì. gestirla a casa, intanto fuori frigo quando non fa troppo caldo. Sì. Prima di, Allora, perché a Milano, per esempio, tutti bella in frigo, bella gelida, te la tutti, danno. Tutti sempre, sempre, è un disastro. Ciao sempre. Simone, intanto. Spero che mi si senta meglio perché mi hanno detto che il volume della mia voce era molto basso. So. Ah, ok. No, allora, fuori frigo quando non fa troppo caldo, Fa immagino. quando non fa caldo, ma quindi se dovesse fare tanto caldo, la mettiamo in frigo, la lasciamo nel liquido di governo e quindi nell'acqua sua con cui l'abbiamo acquistata e poi la riportiamo a temperatura perché non la serviamo così fredda da frigo. No, Da noi mai. non si mangia così, cioè No. perché non si riesce a sentire nulla, per cui la si deve riportare alla temperatura giusta e quindi come fare? Quindi o si fa un bagnomaria oppure la si mette in un sacchetto nuovamente facendo andare un po' di acqua calda su tutto il sacchetto. Sì. Quindi un bagnomaria classico Sì, e morbido. così riportiamo a temperatura la mozzarella perché altrimenti da frigo anche No, no. E no. senti, Proprio no. un'abbinata, per esempio, io una volta con una tua collega, con Marianna Vitale, ho mangiato la mozzarella con il limone. Tu mi dirai, vabbè, che...
È stata un'esperienza, perché parlo di tanti anni fa, quando ancora si diceva che i latticini non andavano con le cose acide. È stata un'esperienza pazzesca. Ti piace come abbinata? Mi piace molto anche perché io da piccola avevo questi amici di famiglia e questa signora, insomma, che mi ha cresciuto, che viveva vicino al ristorante, che amava la mozzarella, peperoni e limone con il sale e il pepe. E io ho fatto poi una rimozzata ai peperoni rossi, utilizzando proprio il ricordo di questa, di questo, di, diciamo, di questi momenti di infanzia. E anche per dare, diciamo, per dare un riconoscimento alla signora che mi è cresciuta, Che bello. ho abbinato mozzarella, peperoni, limone, sale e pepe, e quindi mi sono fatta, si chiama sfera bianca con ripieno rosso, che è Sembra una questa cosa rimozzata. Sì, piena di deliziosa, peperoni. È una ma la mozzarella piena di peperoni. Quindi rimane bianca all'esterno e la signora. allora, intanto il succo di limone l'ha scorso, ma io direi di usare solo il cosiddetto zest, no? Di limone. Sì, zest, ma io metto anche qualche goccia. Perché Qualche goccia. sì, perché ci sono i peperoni, per cui si Ma vanno crudi o a cotti i peperoni? i peperoni arrosto, quindi quelli che si Peperoni fanno. arrosto, ok. Sì. Dopodiché mozzarella tiepida, diciamo, e qualche potremmo fare, come la presentiamo se la facciamo tipo a casa? Allora, se la fate a casa e volete utilizzare la mia tecnica, che è quella della rimozzatura, del rimozzare, è quella, diciamo, di riprendere un po' l'ultima fase della lavorazione della mozzarella, e bisogna utilizzare il microonde, perché metterlo. Noi la facciamo, la riscaldiamo al centro, la facciamo allentare. Non mi chiedete per quanto tempo, perché dipende dalla grandezza della mozzarella, dalla Certo. consistenza della pasta. Per cui noi la facciamo andare, la facciamo allentare un po', e dobbiamo avere un impasto che ci permette di poter inserire delle cose all'interno. Quindi non farla sciogliere completamente, altrimenti poi diventa un impasto gommoso che non sa, ingestibile, che Certo. non sa di niente. Quindi la pigiamo sulla mozzarella in maniera tale che riusciamo a fare una sorta di foro per poter inserire una qualsiasi cosa all'interno, in questo caso i peperoni con il limone, con la foglia di basilico conditi. Richiudiamo subito la mozzarella, perché questa è un'operazione, quella del rimozzare, che si fa velocemente, perché dobbiamo fare in modo che si attacchi di nuovo tutto e ridare la forma sferica a questa, diciamo, finta mozzarella che abbiamo rifatto e che in questo caso ha un ripieno all'interno. Mi Quindi sembra per questo. meravigliosa sta cosa. Diciamo che è una cosa che ti viene voglia di provare, poi tanto la mozzarella, anche se sbagli, mica la butti, ti mangi, cioè No, che sbagliare, butti, diciamo. mai No, buttare una. no, che butto. No, ma voglio dire, mi vedo già a provare con tre mozzarella a fare un gran No, caos, no, però. bisogna avere, no, bisogna avere calma e non essere frettolosi. E le cose in cucina ti riescono, di sicuro, Mi riescono a sembra un tutti. gran bel consiglio. Chiede Eva Felix che piatto nuovo hai nel menù per la riapertura. Abbiamo fatto tanti piatti un po' legati anche all'alto casertano, quindi con l'utilizzo, anche se estate, del maialino nero casertano, della laticauda, che è questa pecora con la coda mozzata, e in gergo si dice coda chiatta. Abbiamo ripreso, insomma, ad avere a che fare con la carne di bufalo, che poco si conosce, negli ultimi tempi ne abbiamo parlato poco, insomma, con i sapori di campagna, per cui siamo ispirati anche dal luogo. E ci sono tanti piatti molto particolari, per esempio uno di questi erano degli gnocchi fatti con uno stracotto di bufalo al Casavecchia, che è questo vino autoctono delle colline Caiatine, e adagiati su una crema di patate grigliate, e poi con un leggero pecorino al di sopra. Questo era uno dei piatti speciali che abbiamo avuto la settimana scorsa, però questa settimana faremo dei filetti
di maialino nero casertano, detto pelatello, perché questo maiale è molto particolare, sembra appunto è un maiale nero ed è insomma tipico della zona, per cui anche se c'è tanto caldo, le persone poi quando si tratta di mangiare e vengono in campagna sono ispirati comunque Mangiano, dalla sì, certo. mangia. Senti, ma Vengono preparati, ecco. ripieno di mozzarella potrebbe, la mozzarella ripiena ci possiamo mettere acciughe e zucchine. Mamma che fame, veramente, di No, ci Alberto. possiamo mettere quello che vogliamo, nel senso che voi pensate che questa tecnica del rimozzare mi è venuta. Diciamo l'ho messa a punto nel lontano 2003, inventando la palla di mozzarella, che è questa mozzarella ripiena di tagliolini mantecati al basilico, alla crema di basilico, e poi impanata e fritta e adagiata su una salsa di piselli con un contrasto di Muoio. salsa di pomodorini grigliati. Per cui questa bombetta fritta. E quindi ci sono tre cose che piacciono al mondo intero e che sono la mozzarella, la pasta e la frittura. No, tu ci fai Quindi. morire, io muoio. Cioè, qui stiamo ingrassando soltanto a parlare. Fame nera, devi sapere che noi abbiamo questo sogno di organizzare un pullman insieme ai nostri amici. Assolutamente, Dai. dice Dio pietà, esplode al palato Alberto. Il nostro amico Gino è sempre, fra l'altro, prima chiedeva se grattugiare il cristallo. Aspetta, che ho perso il suo commento. Mannaggia, era un bel commento. Adesso, se ripassi, Sì, te lo l'ho leggo. presentata a Masterchef, sia questa la palla di mozzarella di cui ho parlato, che la pizza al contrario, e anche le cozze al latte di mozzarella nera. Insomma, nel corso degli anni abbiamo messo a punto tante ricette che hanno a che fare, insomma, con la mia identità, per cui parlo sempre di bufale. Perché sia per quanto riguarda tutti i prodotti caseari, ma anche per quanto riguarda la carne, insomma, ne ho veramente di tantissime. E poi adesso, vabbè, con il maialino nero, con la latica cauda, insomma, mi diverto, ci sono tante cose da poter fare. Senti Rosanna, io spero di poterti venire a trovare presto e star lì una Facciamo settimana. questo pullman. Facciamo il pullman, so che ci saranno tante adesioni. Come vedi la affumicatura della mozzarella? Chiedono. Chiede Alberto. No, l'affumicatura deve piacere, nel senso che a tante persone, per tante persone, insomma, a tante persone non piace perché la trovano un po' pesante, però per gli appassionati è come mangiare tutti gli altri, anche un pesce affumicato, comunque, sì, la vedo comunque, ci sta, perché Invece in ci può cucina stare. Colorella dice la mozzarella, ho rimodellato la mozzarella a tortellino e farcito con mortadella e pistacchi. Perfetto, l'ho fatto anch'io, Mamma. l'ho fatto però con i friarielli, che sono l'infiorescenza appena sviluppata delle cime di rapa, e questa verdura molto utilizzata in Campania, specialmente dal periodo che va, diciamo, da ottobre a marzo, e ho fatto con i friarielli. Friarielli. Per cui ritengo che quelli ripieni di mortadella, ma con qualsiasi ripieno, sono comunque un'ottima versione di tortellini, di ravioli, insomma, si Io sono possono fare. definitivamente morta. Adesso Gino dice il tarallo sulle Mafalde con ricotta di bufala. Abbiate pietà di povere persone che poi magari Mafalde ci sono mangiano. tra l'altro una delle mie paste preferite. È vero. E poi hanno un nome simpatico, oltretutto. Sì, divertente, ti fa sorridere solo il nome, poi loro sono buffe di loro. Senti, cara Rosanna, grazie infinite di questa Grazie. diretta, grazie della positività, di questo cibo che ci fa sognare. In bocca al lupo per quest'estate un po' bizzarra, ma interessante, Crepi. diciamo così. Sì. E avanti tutta, mi raccomando. Grazie e buona serata a tutti. A Ciao presto. carissima, a Ciao, presto. ciao, ciao. Ciao. I piatti.
te li vedi davanti e stai già morendo di fame. Detto ciò, ho imparato anche a fissare i commenti, quindi adesso finalmente non preoccupatevi che non li perderò più, e anche a cancellare i cattivoni. Quindi noi ci vediamo domani con un'altra diretta. Sì, top, lei è topissima. Ciao Paolo Nuzzi, che c'eri anche ieri con ottimi commenti. Ciao Anna Mas, 89. Ciao Super Assuntina. Ragazzi, il pullman è già pieno. Mi sa che dovremo in cucina con Lorella. Sì, veramente complimenti. Ciao Nevia. Il pullman, mi raccomando, ho visto passare anche la Luisa a un certo punto. Maria, la mio caporedattore adorato, Maria Vittoria Dalla Cia, Alberto. Il telefono continua a esplodere in telefonate. Vi abbraccio e ci vediamo domani. Buona serata e buona ora di cena.